Università di Torino, la nostra inchiesta sui costi dell'Ateneo. Cerimonia di inaugurazione al Palavela. Torino diventa capitale europea dello sport. Capodanno cinese, la grande festa per le strade della città. Erasmus, vivere da studenti stranieri a Torino. San Valentino, un weekend tra dolci e regali. Buongiorno a tutti e ben ritrovati da Futura News, il telegiornale del Master in Giornalismo Giorgio Bocca di Torino, da Andrea Lavalle e Federica Frola. Apriamo con l'economia. Crescita zero per l'Italia nel quarto trimestre del 2014. Secondo le stime Istat, tra ottobre e dicembre il PIL è rimasto invariato rispetto ai tre mesi precedenti, facendo segnare il quattordicesimo trimestre senza il segno più. Lo stop alla recessione ferma la caduta, ma per tornare a crescere serve un'inversione. Ma oltre ai problemi finanziari, gli italiani spesso devono scontrarsi con la burocrazia. Un esempio, il 2015, ha portato il nuovo ISEE, complesso da interpretare e da compilare. Banche, CAF e studenti dell'Università di Torino si sono trovati in difficoltà. E per questo motivo l'Ateneo ha deciso di prorogare le autocertificazioni. Ci spiegano tutto Fabio Grandinetti e Simone Vazzana. Per presentare la dichiarazione ISEE ci sarà tempo fino al 16 marzo. L'Università di Torino ha concesso una proroga per il caos burocratico causato dalle nuove modalità di calcolo volute dal governo. Con l'introduzione della consistenza media, infatti, compilare l'ISEE è diventato più difficile. Molti studenti non erano nelle condizioni di rispettare la precedente scadenza fissata al 30 gennaio. I CAF e l'INPS non avevano stipulato alcuna convenzione e le banche non erano pronte a recepire le nuove disposizioni. Nelle ultime settimane, a parte la proroga, quindi la vittoria, nel senso che fino al 16 marzo c'è tempo per consegnare la certificazione, abbiamo avuto parecchie lamentele da parte degli studenti, soprattutto perché l'Ateneo non sapeva rispondere sulle modalità di compilazione dell'ISEE, e quindi è stato un disagio abbastanza grosso perché il decreto è poco chiaro, poi di fatto è ancora più colpa del decreto, anche se poi l'Ateneo non si è mosso in fretta. L'università respinge le accuse mosse dagli studenti. L'Ateneo ha dato comunicazione non appena i suoi organi collegiali hanno preso una decisione ufficiale. Il Consiglio di amministrazione si è riunito, come dicevo, mi pare nell'ultima settimana di gennaio, ha deliberato il giorno dopo, gli uffici competenti, nella fattispecie l'ufficio tassa accertamenti, hanno dato comunicazione della proroga utilizzando i mezzi istituzionali a disposizione, il portale di Ateneo, il sistema di FAQ, email, segreteria telefonica. Ma le lamentele degli studenti non si fermano qui. A parte le strutture che sono abbastanza fatiscenti, poi i libri che non si trovano, o che costano l'era di Dio. Io frequento molto l'Ali Studio, tendo a portarmi il pranzo da casa, anche perché costa tanto mangiare fuori. Sono tanti gli studenti che sostengono di pagare troppo e di godere di servizi insoddisfacenti, ma è davvero così? Nel confronto con altri due mega atenei, Bologna e Napoli, a Torino si spendono 6.171 euro l'anno, 1.000 in più rispetto al polo partenopeo, mentre a Bologna si sfiorano i 7.000. Il distacco tra l'università piemontese e quella emiliana, la prima nella graduatoria stilata dal Censis, è netto, soprattutto per strutture e borse di studio. Ma a Torino si spende meno e i servizi sono addirittura superiori. È cominciato il 30 gennaio con una serata al Palavela, l'anno di Torino, capitale europea dello sport. Davanti a 7.000 spettatori si sono esibiti i giovani talenti del pattinaggio artistico su ghiaccio e gli acrobati del gruppo torinese Sonix. Vediamo il servizio di Claudio Carollo e Federica Frola. La grande festa sul ghiaccio del Palavela inaugura Torino Capitale Europea dello Sport 2015. Le esibizioni di pattinaggio su ghiaccio aprono la serata con la pattinatrice di casa Ilaria Nogaro. Applauditissimi gli spettacoli in pista della coppia di artistico Bianca Manacorda e Niccolò Macì e i fratelli Lucrezia e Leo Luca Sforza nella danza. Bisogna capire i tempi, capire come coordinarsi e tutto, però alla fine viene bello, viene sempre bello perché è uno sport singolo, ma è importante anche tutto quello che c'è dietro, è importante tutta la società e la famiglia che si crea intorno a questa cosa. Davanti a 7.000 spettatori l'ex Iena Marco Berri ha presentato storie e personaggi dello sport, fra cui l'allenatore della nazionale italiana di pallavolo Mauro Berruto. Torino è una città che ha una fortissima vocazione universitaria, la mia casa sportiva è il Custorino, non ci sono dubbi che lo sport sia uno strumento per migliorare la propria qualità della vita. A chiudere la serata le acrobazie spettacolari della compagnia torinese Sonix.
sono Claudio Bertolino, ho 31 anni, faccio parte dei Sonics ormai da quasi 7. Non si può non avere un'emozione grande durante un evento come questo di Torino al Palavela nella nostra città. Torino è la città nella quale sono nate le Universiadi, le Olimpiadi Universitarie. Se ne sono fatte in questa città ben 6 edizioni. Torino è una città che ha una tradizione di sport che ha trovato sempre nelle università un punto di forza. Il 2015 sarà anche l'occasione per un forte investimento nello sport universitario. L'intera città di Torino sarà coinvolta in un programma di eventi e passioni per celebrare un anno di sport. Ed è stata una grande sorpresa il dragone del Capodanno cinese per le strade di Torino. Recentemente la comunità asiatica ha infatti invaso la città con i colori della festa di primavera per celebrare l'arrivo dell'anno della capra. Ci racconta tutto Daniele Pezzini. Tamburi, danzatori, dragoni e lanterne. Bandiere rosse che si confondono con quelle tricolori. Per la prima volta la comunità cinese di Torino è scesa per le strade della città e ha celebrato la festa di primavera, più nota in Occidente come Capodanno cinese. Gli occhi a mandorla si sono mischiati con quelli incuriositi dei cittadini torinesi, nel coloratissimo corteo che da piazza Palazzo di Città ha sfilato fino a piazza Castello. Una festa all'insegna dell'integrazione, promossa dalle associazioni cinesi locali per aprire le porte della millenaria cultura orientale alla città di Torino. Siamo a Torino, però la nostra terra è sempre la Cina. Stavolta presentiamo queste dragone per integrare il nostro cultura con quella italiana, diciamo, per entrare neanche nella società italiana. Le celebrazioni si sono aperte al Museo d'Arte Orientale con la Danza del Leone, tradizione d'inaugurante in cui viene riprodotta la cacciata del mitologico mostro Nian. La festa si è poi spostata di fronte al Palazzo del Comune, dove sotto il grande dragone di cartapesta si sono riuniti immigrati cinesi anche di seconda generazione. È un giorno speciale per sentirci più vicino ai nostri cari, ai miei nonni ad esempio che sono in Cina. È un modo per ricordare le nostre origini, e la nostra patria, le nostre radici che comunque rimarranno sempre lì in Cina. L'evento ha rappresentato un significativo segnale di apertura da parte di una comunità tradizionalmente chiusa, che sta provando ad uscire dal suo guscio anche grazie alla spinta dei più giovani. E il 9% delle matricole nelle università piemontesi proviene dall'estero. A Torino la maggior parte degli studenti stranieri si dichiara soddisfatta dell'esperienza, ma meno della metà ha intenzione di restare in Italia per continuare gli studi o cercare lavoro. Vediamo il servizio di Monica Merola. Gli studenti stranieri in Italia sono il 3,8%, il record di iscritti provenienti dall'estero in proporzione al numero complessivo lo detiene il Politecnico di Torino con il 18%. Mi chiamo Rebecca e sono venuta in Italia, cioè sono tornata in Italia per studiare, perché mi dà una prospettiva nuova. Mi chiamo Eric e ho deciso di venire a studiare qui a Torino per differenti ragioni. Ho studiato in altri posti, in Svezia, però comunque non c'entra niente con come si fa qui in Italia. Studio ingegneria dei materiali al Polito. Studiare o a Bari o a Milano o a Torino, cioè Torino essendo abbastanza a nord, vicino a Svezia, cioè più vicino che Bari, visto come più organizzato e non così grande come Milano, ho scelto Torino. Le tre cose che mi piacciono di più, direi la cultura, prima, perché ci sono molte cose da fare, il cibo e la gente. A Torino un residente su 6 è straniero. Gli iscritti al primo anno degli Atenei piemontesi che provengono dall'estero sono il 9% del totale. Il 90% di loro si dice soddisfatto, ma solo il 40,7% ha intenzione di rimanere in Italia. Organizziamo ogni mese un incontro che si chiama aperitivo linguistico. C'è un aperitivo e l'intento è quello di raggruppare studenti italiani e studenti stranieri e conversare in lingua inglese, francese e spagnola. Volevo studiare in Italia perché conoscevo un po' la lingua e volevo, come dire, assicurarmi di saperlo parlare meglio. Secondo te, Eric,
Cosa ti piace di Torino? Penso veramente una città da vivere facilmente, perché non è troppo grande come Milano o Roma e ci sono un sacco di cose da fare qui. Sono andata ad un concerto di After Hours e mi sono rinnamorata della lingua italiana, è proprio bella. E anche quest'anno sono molte le idee regali per San Valentino, dai dolci a forma di cuore, ai fiori, alle cene a lume di candela. Ma vediamo come si sono preparati i pasticceri e i negozianti alla festa più romantica di tutte. Per noi a Torino è andata a scoprirlo Costanza Formenton. San Valentino è tornato e, come ogni anno, le vetrine di tutte le pasticcerie tornano a riempirsi di ogni genere di dolce a tema. Dalle torte ai cioccolatini, le idee per un pensiero sono tante. Una cosa molto bella, perché la gente, quando arriva questo giorno qua, che è il 14 febbraio, si scioglie un po' di fronte a certe cose e fa cadere un po' quella timidezza. Abbiamo la nostra classica tortina a base frolla con della crema pasticcera e delle fragole. Se no abbiamo fatto anche la classica torta con una pasta choux e della crema chantilly. Abbiamo fatto anche delle torte praticamente al cioccolato tipo la Sacher, con all'interno una marmellata di lamponi, quindi la classica Sacher a forma di cuore. Sono molte le iniziative per chi vuole organizzare una giornata all'insegna dell'amore, magari senza spendere troppo. Non solo i dolci, ma anche i fiori, il più classico dei regali, e per chi preferisce festeggiare in casa, ghirlande e biglietti. Offriamo la decorazione per, diciamo, la tavola, dai piatti ai tovaglioli di carta, alle decorazioni anche da montare per fare, diciamo, un po' più di festa. Ed è tutto per oggi, grazie per averci seguito e alla prossima edizione. Grazie ed arrivederci.